oggi racconta una nuova storia, una nuova favola che è diventata realtà. Io stanotte ho fatto un sogno, ho pensato di essere un naufrago che mi ha portato alle rive, al mare di Nervi, vicino Genova. Ma in realtà non era un sogno, è proprio la realtà, perché oggi, 5 giugno 2023, il sottoscritto, ma guardate dove si trova in questo momento, a Nervi, sulla passerella, dove sono arrivato comodamente col treno. Forse il naufrago stamattina è caduto dal letto per svegliarsi presto e partire dopo un tempo ben preciso per arrivare alla città di Genova. Io sono qua ad ammirare questo sguardo, questo infinito che mi porta a determinare il finito della mia sapienza di esistere, in quanto capace di ammirare il mondo, anche se uggioso oggi la giornata, mi piace. Poi vedo queste onde che sbattono contro uno scoglio, come la mia introspezione che sbatte contro il mio inconscio, del mio io, dove mi riverso con la mia riversibilità su una spiaggia, su delle rocce dove io sussisto tuttora e vivo in questa spiaggia di Nervi, in provincia di Genova, il giorno 5 giugno 2023. Sono qua, ma guardate il mare mosso, com'è bello, altro che la placidità di un lago. Preferisco l'agitazione del mio inconscio, del mio essere che sbatte contro il mio io per dar vita alla vita, ad un nuovo individuo che sono oggi, che io vivo nel ghetto dei miei perché questo mare mi porta all'infinito e mi fa pensare di esistere in un altro mondo, come un naufrago che sussiste di essere in una terra nuova. E io immagino me stesso di essere in realtà, devo dire, a Nervi, a Genova, in questo momento, sul lungo mare, ad ammirare questa immensità dove il mio io viaggia e ritorna ad essere un altro naufrago per ritornare in un altro terra dove ci sono nuove felicità di esistere in questo mondo, di scoprire il senso naturalistico. Una nuova onda mi porterà a naufragare in un'altra terra, in un altro paese della Riviera Ligure, dove mi trovo tuttora. Saluti da Aldo, il naufrago della Riviera Ligure a Nervi dopo Genova. Ciao, ciao ascoltatori!